Ciao a tutti, io sono Enrico Pistolese, fondatore e chitarrista dei Derbian, dei Sick Society e della Harry Pistols Band, ultimo progetto tra questi, appunto fondato nel 2018, quindi appunto ultimissimo di cui mi sto occupando tuttora. Ho deciso di fare questo video qua nella Derbian Home, come vedete. Questa è una sorta di sala prove, sarebbe il garage di casa mia, dove con i Derbian e con le altre band ci incontriamo per fare le prove e per arrangiare pezzi, per provare spesso anche cover, eccetera. È una sorta di tempio in cui ci rifugiamo per sfogare le nostre passioni musicali. Io innanzitutto vorrei ringraziare Christian Montagna, che con questo suo progetto The Old Blood ha voluto dar voce ai metallari, quelli di vecchia data, diciamo, quelli che hanno iniziato tanti anni fa con questa grande passione e che a tutt'oggi non hanno mai smesso e continuano, malgrado appunto essa non sia diventata un lavoro, ad andare avanti, a dare voce ai propri sogni, a suonare, a cantare, eccetera, a fare concerti, a registrare album, che trovo che sia una cosa bellissima, appunto, continuare dopo tutti questi anni a fare questo, a occuparsi di queste cose, nonostante gli impegni di lavoro, la famiglia, i figli, eccetera. È una cosa bellissima che molti di noi continuino a portare avanti questa bellissima passione della musica. Quindi appunto voglio ringraziare Christian che quando mi ha contattato per chiedermi di fare questo video di presentazione, mi ha detto che appunto stava contattando i metallari old school. Caspita, non avevo mai pensato a me come un metallaro old school, però in effetti io ormai ho 41 anni e ho iniziato con questa passione del rock, del metal, già da quando facevo le scuole medie e quindi oggi, come tanti di noi, sono ancora qui a occuparmene. Ecco, questo trovo, ripeto, che sia una cosa bellissima. E io, diciamo, la mia passione musicale, appunto, è iniziata nelle scuole medie, come in tanti casi, appunto, è stato un mio compagno che era più avanti, già ascoltava da tempo questo tipo di musica, a passarmi le prime cassette di Guns N' Roses, dei Kiss, e più tardi appunto dei Metallica, degli Iron Maiden, eccetera. Quindi già dalle medie iniziavo ad ascoltare appunto questo genere di musica, ci scambiavamo le musicassette con questo mio compagno, poi si è unito anche un altro, e insomma eravamo in tutta la classe tre, soltanto tre ad ascoltare questo genere di musica. Adesso sembra che vada quasi di moda, sono tantissimi, diciamo, ha preso così tanto piede questo genere musicale, questi generi musicali, perché poi alla fine se ne sono sviluppati tantissimi tra il metal, il rock, anche all'interno del metal appunto tantissimi sottogeneri, ma all'epoca appunto eravamo veramente in pochi ad ascoltare musica tosta, la chiamavamo noi. Niente, si andava appunto in Fiera di Senigallia, ancora mi ricordo, al sabato pomeriggio per comprare il CD della settimana che poi consumavamo letteralmente, ascoltavamo più volte al giorno, e anche, oppure la maglietta, o CD o maglietta perché i soldi non erano abbastanza, e si andava appunto ancora in giro con le magliette metal, il chiodo, insomma c'erano proprio queste categorie ben distinte. Quando si andava, per esempio, noi siamo di Milano, o meglio, eravamo di Milano, io ormai vivo in zona Pavia, però appunto si andava al pomeriggio magari a fare anche un giro in Duomo, oltre che in Fiera di Senigallia, e mi ricordo che la guerra era tra i metallari e gli zarri, c'erano gli zarri, e ci si guardava male quando si passeggiava, si facevano le vasche in Duomo, no? Ci si guardava male come per dire, io appartengo ad un'altra categoria, non ti avvicinare che sennò si fa rissa. Cioè, c'erano questi sguardi di sfida che poi alla fine, a pensarci oggi,
ti viene anche da ridere, no? All'epoca invece un po' meno, perché insomma si cercava sempre in qualche modo di stare lontani dai problemi. E spesso si vedevano, si sentivano anche appunto di risse che scoppiavano in pieno centro a Milano tra i metallari e gli zarri, i metallari che erano sempre di meno e gli zarri che erano sempre di più. Gli zarri erano quelli che andavano in discoteca con le Buffalo alte così ai piedi, i piumini tutti colorati, le creste con ingellate di tutti i tipi, genere, eccetera. Poi per fortuna quella razza lì si è estinta. Noi invece, seppur pochi, siamo ancora qui che portiamo avanti questa nostra passione musicale. Infatti, tutto sommato, i concerti di un certo livello sono ancora pieni di gente, anzi, spesso ce n'è anche più di prima, e invece le discoteche sono vuote. E quindi in qualche modo è un po' come se avessimo vinto noi, ecco. Mi piace pensarla in questi termini. E appunto io ho iniziato, come dicevo, già dalle medie ad ascoltare più che altro hard rock. Al metal mi sono avvicinato successivamente alle superiori. Io ho fatto il liceo classico, dove appunto anche alcuni miei compagni di classe, tutti e quattro e cinque, ascoltavamo un po' quel genere. C'era tra di noi uno che suonava la chitarra, un altro che suonava il basso. Io non suonavo niente, ascoltavo soltanto, ma da soltanto un paio d'anni, ecco, appunto dalle scuole medie, questo tipo di musica. Ma non avevo mai pensato in effetti di mettermi insieme, di mettere su una band e iniziare a suonarla, quel genere di musica. Fatto sta che appunto l'idea me la diedero appunto questi compagni di classe, con cui fondammo diciamo, i primissimi Derbian, ecco. Era appunto il 98 e andammo in sala prove, inizialmente provando cover. Non avevamo in realtà neanche in testa di suonare un genere particolare. Noi ci siamo incontrati in sala prove e mi hanno detto: "Ma ascolta, noi ci incontriamo in sala prove, cosa fai? Vieni anche tu?" Ma faccio: "Ma dai, va bene, vengo a farmi un giro." Allora, entrati in questa sala prove, che era l'Avatara, se non ricordo male, di Milano, io sono rimasto estasiato, perché questi qua si sono attaccati chi con la chitarra, chi con il basso, all'amplificatore. L'altro mio compagno si è messo dietro la batteria, suonava un po' di batteria e abbiamo cominciato a suonare pezzi dei Guns N' Roses, cioè loro più che altro. Io inizialmente ascoltavo e poi ho provato anche a cantare qualche pezzo, insomma. È stata un'esperienza che mi ha completamente flashato. Io lì in quel momento ho capito che io volevo fare quello, volevo riprodurre la musica che appunto avevo iniziato ad ascoltare già da un paio d'anni prima. E niente, ci siamo incontrati poi stabilmente ogni settimana, o magari ogni 2 settimane così, in sala prove, e preparavamo di volta in volta pezzi diversi. Poi io, un Natale, a un certo punto ho chiesto una chitarra elettrica in regalo ai miei genitori, ma mio padre volle regalarmi una tastierina, ma io, cioè, non ero interessato a suonare la tastiera. Quindi a un certo punto mi sono trovato con questa Bontempi a un Natale, che non mi ricordo neanche di che anno, forse era il 97, ma ho fatto due accordi con il bigino che c'era appunto nella confezione di questa tastiera, ma sentivo che non era proprio per me. Allora, subito dopo Natale, ho convinto mia mamma a comprarmi una chitarra classica. Poi dalla chitarra classica sono partito, ma senza lezioni, senza studiare niente, a fare gli accordi, i primi accordi, così suonavo le canzoni dei Guns N' Roses in acustico. Suonavo anche Nothing Else Matters, mi ricordo, di Metallica, e ho cominciato appunto a muovermi i primi passi sulla chitarra. Poi a un certo punto questa chitarra elettrica, ho detto: "Sì, ma non è la sonorità che mi convince, questa chitarra classica non è la sonorità che mi convince, cioè io vorrei sonorità un po' più potenti, insomma." E allora mi sono comprato un pick-up da attaccare alla chitarra classica per amplificarla. Avevo anche un amplificatorino. Col distorto, ho messo il distorto, ecco, va già un po' meglio, però si sente che comunque è una chitarra classica, che ci faccio con questa? Niente, morale della favola, sono approdato la mia prima elettrica, che era una Charvel, non mi ricordo che modello,
era una chitarra abbastanza modesta e niente, ho cominciato ad approcciarmi. Poi mi ricordo bene quando il mio compagno di classe, che già suonava bene la chitarra con cui appunto mi incontravo in sala prove, mi diceva: Harry, ma tu, insomma, la chitarra elettrica la usi come se fosse una classica, ci fai sopra gli accordi completi come se stessi suonando una chitarra acustica o classica. No, guarda che sulla chitarra elettrica gli accordi si fanno, nel metal si fanno in power chord. Faccio, che cazzo è sto power chord? Cioè, fammi un po' vedere come si fa. E allora si è messo lì con la tonica, la quinta, l'ottava. Questo qua è il power chord, è facile perché poi ti sposti lungo il manico, alla fine fai tutti gli accordi che ti servono nella canzone, senza. E poi non fai neanche casino perché alla fine tu con la chitarra elettrica suoni col distorto, e quindi non devi suonare troppe corde, se no fai troppo puttanaio. Cioè, tre corde sono più che sufficienti, tre note sono più che sufficienti, fai l'accordo di base e nel metal va più che bene. Cazzo, ho cominciato a farli. E lì mi si è aperto un mondo, praticamente il mondo dei power chord, che a tutt'oggi, da bravo chitarrista ritmico metal, non ho mai abbandonato e continuo a fare. Praticamente io suono solo in quel modo lì. E niente, questo è un simpatico aneddoto, a mio avviso, che ho voluto raccontarvi perché appunto questo mio compagno di classe, Luigi, che saluto, se mai guarderà questo video, mi insegnò a utilizzare. E niente, appunto, lui era il primo chitarrista di quel nucleo di band originario con cui decidemmo appunto di chiamarci Derdian, perché una sera ci riunimmo in un locale, abbiamo detto: ragazzi, ci becchiamo stasera, andiamo in un locale, dai, andiamo a berci due birre, decidiamo un attimo come chiamare questa band. E niente, ci siamo incontrati. Nel frattempo, appunto, il batterista della mia classe del liceo aveva mollato il colpo, si vede che non era tanto per lui. E si era unito a noi proprio il compagno che alle medie mi aveva un po' iniziato a questo genere, Marco. E con lui, appunto, diciamo, io e lui abbiamo fondato appunto questo gruppo. Il nome lo decise proprio lui, se non ricordo male, per assonanza con Blind Guardian, che era una di quelle band che ci piaceva tanto in quel periodo. E suonava questo genere di metal molto melodico che ci piaceva copiare, insomma. Se non ricordo male, avevamo anche provato a fare una cover dei Blind Guardian, The Story Ends, se non ricordo male era quella lì. E tutto sommato, con tutti i limiti del caso della nostra età, diciamo, musicale, ci veniva anche abbastanza decentemente. E allora niente, decidemmo di chiamarci Derdian proprio per assonanza con Guardian, con Blind Guardian. E da allora questa band qui non si è mai più sciolta, non si è mai sciolta. Siamo andati avanti, a tutt'oggi esistiamo, siamo ormai all'ottavo disco andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo avuto appunto il nostro primo concerto che, come spesso accade, era nel cortile della nostra scuola superiore. L'anno prima, mi ricordo, avevano suonato degli altri ragazzi che erano bravissimi, sempre perché appunto alle superiori facevamo la festa di fine anno con il concerto proprio nel cortile. Si univano tutti i banchi della classe giù nel cortile e si faceva questo palco anche abbastanza grande. Caspita, era anche molto più grande quel palco lì, fatto con i banchi di scuola, di tanti locali in cui abbiamo suonato, in cui ho suonato appunto nella mia carriera, chiamiamola così, musicale. E si faceva appunto questo concerto a fine anno. L'anno prima aveva suonato questa band che si chiamavano i Silence. E io, caspita, già suonavo con gli altri della mia classe, solo che dicevo: caspita, ma guarda questi qui come sono bravi, come sono precisi. Cazzo, ogni nota che. Poi avevano un tiro impressionante, la gente si sbatteva, faceva headbanging, insomma, avevano veramente un tiro pazzesco. E quindi in qualche modo ho cominciato ad invidiarli, proprio io faccio, cazzo, io voglio fare quella roba lì. E quindi l'anno dopo ci siamo impegnati tanto, abbiamo studiato una scaletta, avevamo cover di Metallica, quelle
qualcosa degli Iron Maiden, qualcosa dei Guns, avevamo Megadeth anche, e Manowar. I Manowar appunto erano un gruppo di quelli che all'epoca nella nostra classe andava per la maggiore, ascoltavamo tutti i Manowar perché erano così grezzi, così essenziali, che proprio ci piaceva tanto suonare la loro, ascoltare e soprattutto suonare la loro musica, che poi tra l'altro era anche molto semplice da riprodurre perché, sai, tecnicamente i Manowar non sono mai stati questi grandi mostri, quindi è stato un ottimo gruppo per iniziare a muovere i primi passi su questo bellissimo genere musicale. E niente, allora abbiamo fatto il nostro concertino a scuola. Avevamo anche la ragazza immagine, mi ricordo, che era una mia compagna di classe, molto carina, che ci aveva fatto appunto da ragazza immagine sul palco. Si era offerta a lei spontaneamente, ma io ragazzi, anch'io voglio venire, dai, vi faccio da ragazza immagine. Si era messa questo abitino nero e mentre noi suonavamo metal, lei ballava, che non era molto, cioè lei era bravissima per carità, però sai, la ragazza immagine col metal non ci ha mai beccato un cazzo. Beh, però alla fine uno si ricorda queste cose con affetto, anche con un po' di nostalgia, sono stati momenti bellissimi. E niente, avevamo anche iniziato a scrivere cose nostre. Io all'inizio, vi dico la verità, ero un po' sul chi va là, non ero tanto interessato a scrivere canzoni nostre. Mi interessava più che altro fare cover. Mi piaceva tanto fare le cover dei Metallica, dei Megadeth, qualcosa degli Overkill. Ero in effetti un po' dei Manowar sicuramente, però ero in effetti un po' più fissato sul thrash. Mi piacevano tantissimo i Metallica, era proprio la mia band preferita, tanto che io negli esordi, diciamo, quando ho iniziato a suonare, avevo comprato una Gibson Explorer, quindi un Explorer della stessa forma della ESP di James Hetfield, e suonavo con quella. Poi mi vestivo anche uguale a lui, mi vestivo tutto nero con questi polsini neri, lui dell'epoca chiaramente, che adesso chiaramente anche lui ha un po' mollato sul suo look. Però io ero molto fissato, lo copiavo in tutto, mi piaceva tantissimo. Me l'ho fatto anche crescere la barba allo stesso modo, che adesso parzialmente un po' mi è rimasta, anche se adesso è prevalentemente bianca. Però appunto non portavo i baffi, anche perché non mi crescevano tanto, quindi portavo soltanto la parte di giù, come la portava James proprio a quell'epoca. Era tipo il 99, credo, che appunto ho visto Metallica per la prima volta al Gods of Metal, che ancora facevano il Gods of Metal a Milano nel 99 al Fila Forum, mi ricordo, erano 2 giorni spettacolari, dove il primo giorno c'erano i Manowar e il secondo Metallica o viceversa, non ricordo, e poi c'erano una sfilza di band, c'erano gli Angra, c'erano gli Overkill, è stato stupendo. Non è stato però il mio primo concerto, perché il battesimo del fuoco, chiamiamolo così, è stato, credo che fosse il 98, quando c'è stato il tour di Virtual Eleven degli Iron Maiden, che sono venuti a Milano, con gli Helloween di spalla. Erano Iron Maiden, Helloween, e in apertura c'erano questi Dirty Deeds, si chiamavano. Gli Helloween avevo appunto anche iniziato ad ascoltarli, quindi dall'heavy metal, dal thrash metal, iniziavo anche a spaziare su quello che poi sarebbe diventato il genere dei Derdian, cioè il power metal, trasformatosi poi successivamente in power symphonic metal con l'aggiunta appunto del nostro vecchio tastierista, che viaggiava molto appunto sulla tastiera, e quindi aveva trasformato completamente anche il nostro modo di suonare. Quindi appunto prima di questo concerto mi ricordo ancora benissimo, che appunto è stato il mio primo concerto metal, mi ero studiato tutte le canzoni dell'ultimo album degli Helloween e anche degli Iron Maiden, che c'era ancora Blaze Bayley nel tour di Virtual Eleven, però gli Helloween in particolare con Andy Deris mi avevano colpito tanto, cioè quel disco lì era veramente favoloso, Better Than Raw, è tutt'oggi uno dei miei dischi preferiti, degli Helloween e non solo, è proprio
l'ho consumato, credo di averlo ascoltato migliaia di volte negli anni. E a tutt'oggi io dirò una bestemmia per molti di voi, però io preferisco ancora oggi la voce di Andy Deris piuttosto che Kiske. Infatti poi ho iniziato ad ascoltare gli Halloween con quel disco lì, ho visto poi il relativo tour, questo qua del 98, con Deris sempre alla voce, e solo successivamente ho cominciato ad ascoltare appunto i vecchi degli Halloween, perché mi dicevano: ma no, ma tu preferisci Deris, ma tu sei pazzo, ma ascoltati gli album con Kiske, tutti quelli vecchi. Cazzo, io li ho ascoltati decine, decine, centinaia di volte, però la voce di Kiske dopo un po' mi annoiava, non riuscivo più ad ascoltarla perché è troppo alto, sempre su quelle note lì. Poi mi sembrava che non recitasse nella canzone, era sempre un po' tutto in aria, no? E quindi non mi emozionava come invece mi emozionava Andy Deris. E vabbè, io così mi sono approcciato agli Halloween, che sono tutt'oggi una delle mie band preferite, anche se poi hanno aggiunto anche Kiske alla voce, oltre che Deris, però dai, tutto sommato fanno uno spettacolo grandioso, quindi credo che abbiano fatto sicuramente la cosa giusta a fare questa grande ammucchiata di passato e presente con anche vecchi membri, quindi credo che sia stata una mossa vincente. Poi che vi posso dire? Io appunto sono stato anche sempre molto versatile, vi dico la verità, per molti di voi può sembrare un'eresia, però poi io avevo anche molti amici, gli amici con cui uscivo di solito al sabato sera, ai tempi della scuola non è che erano tutti metallari, io uscivo con tanti amici che della musica se ne sbattevano anche i coglioni, però erano miei amici e quindi uscivo con loro lo stesso, anche se non gliene fregavo un cazzo della musica. E andavamo spesso in discoteca a ballare, quindi mi trasformavo dove magari durante la settimana o anche fino al sabato pomeriggio ero un metallaro. Poi mi beccavo con loro il sabato sera per andare in discoteca, quindi tornavo a casa, mi cambiavo, eccetera, e mi vestivo da truzzo, non troppo da truzzo perché le Buffalo io non le ho mai avute, non le ho mai volute, e va bene così. Insomma, un truzzo un pochino più borghese, ecco. Definiamolo in questo modo, e quindi i miei sabati sera prevalentemente li passavo, non prevalentemente, facevo un po' in discoteca, un po' magari anche questi miei amici che non ascoltavano musica, men che meno metal, accompagnavano i tre di noi che invece il metal lo ascoltavano, e andavamo nei locali rock dell'epoca. All'epoca c'era il Transilvania, quello a Milano di Via Zuretti, che poi è diventato negli anni Incubo, che poi è diventato il rock and roll come adesso, tuttora appunto è rock and roll, che poi è diventato una catena a sua volta, ha aperto anche il rock and roll di Raw, però noi all'epoca andavamo al Transilvania vicino alla stazione centrale, che era appunto questo locale horror, dicevano tutti di Dario Argento, il locale di Dario Argento, in realtà non era vero un cazzo, non c'entrava niente con Dario Argento, veniva detto, mi hanno spiegato poi negli anni, che soltanto per pubblicità, anche perché poi io in quel locale bellissimo ci ho pure lavorato diversi anni, ci ho lavorato gli anni dell'università come cameriere, e quindi quel locale lì che frequentavo appunto come cliente anni prima con i miei amici, poi è diventato il mio posto di lavoro, ma anche per certi versi la mia casa. È stato uno dei migliori lavori della mia vita, credo, perché mi sono divertito un sacco. E anche se magari i miei amici si continuavano a beccare al venerdì sera, al sabato sera, per andare in discoteca o per andare a bersi le birre, per andare a ubriacarsi, e io a quel punto avevo smesso di uscire perché purtroppo quando gli altri uscivano a me mi toccava andare lì e lavorare, al venerdì, al sabato, a volte anche la domenica perché c'era l'aperitivo, però nonostante questo, diciamo, mi divertivo un sacco. Mi ero fatto dei nuovi amici tra i colleghi e quindi mi divertivo veramente tantissimo, anche se poi tornavo a casa alle 4 del mattino o anche alle 5, o qualche volta è successo anche alle 6, disfatto che l'unica cosa che volevo vedere era il letto. Però sono stati anni formativi perché poi lì, mentre lavoravamo, essendo il locale metal e rock,
ascoltavo anche un sacco di musica, ho conosciuto tantissime band, perché poi a un certo punto il Transylvania ha cominciato anche a ospitare band per suonare dal vivo, in questo palchetto minuscolo del piano di sotto, ci ho visto passare le migliori band italiane, che molte delle quali oggi hanno fatto anche un discreto successo. Per esempio mi ricordo ancora i Trick or Treat, che all'epoca facevano ancora tributo agli Halloween, e ricordo, che erano passati anche loro diverse volte lì a suonare ed erano veramente grandiosi, bravissimi. Proprio, infatti io li guardavo e dicevo, cazzo, questi ragazzi qui veramente faranno strada, porca miseria. E così in effetti è stato, perché anche loro ad oggi sono una delle band più note del genere, del nostro genere. Quindi insomma non ero più io che andavo in giro a vedere il mondo, mondo tra virgolette, perché si trattava di girare quei quattro locali per ubriaconi dove andavamo noi, ma era il mondo che passava lì, no? Tra band, tra le persone, è stata un'esperienza veramente indimenticabile. Il fatto saliente, di tutto il periodo in cui ho lavorato al Transilvania come cameriere, è stato sicuramente la firma del primo contratto discografico. Mi ricordo come fosse ieri, quando la piccola casa discografica indipendente, la Steel Art Records, una piccola etichetta di Monza, ci contattò perché, dopo aver sentito i nostri demo, era interessata a produrci il primo album. E ci sembrava una cosa impossibile. Pensate, sei ragazzini con il primo contratto discografico in mano, era una cosa veramente pazzesca per noi, e mi ricordo ancora come fosse ieri io e il batterista Salvatore che ci mettemmo in motorino da Milano a Monza, a 80-90 all'ora per arrivare alla casa discografica per firmare il contratto discografico. Mi ricordo appunto con molta nostalgia questo momento qua. E diciamo che poi vabbè. Dopo di questo abbiamo cercato di fare qualche daterella in giro, qualche concerto in giro, prevalentemente in Lombardia, però ecco, se possiamo avere noi Derdian attuali, diciamo quelli che siamo rimasti adesso della vecchia guardia, se possiamo avere qualche pentimento è sicuramente il fatto di aver suonato pochissimo dal vivo. Sia un po' per la scarsità di situazioni che da sempre, c'è stata nel nostro paese, sia perché, diciamo, non abbiamo colto, abbiamo fatto poca gavetta, mettiamola così, non abbiamo colto magari situazioni in cui, saremmo dovuti andare a suonare, fare conoscenze, conoscere altre band, eccetera, per poter, effettuare con loro uno scambio di date. Diciamo che stiamo cercando soltanto adesso di rimediare a questa cosa, cercando appunto qualche concerto in giro da poter fare in comunione con altre band del nostro paese, che poi ce ne sono tante di bravissime che meriterebbero molta più visibilità, solo che vabbè, i problemi del nostro paese, i locali che fanno suonare prevalentemente cover, eccetera, sono ben noti. È sempre più difficile per una band che fa pezzi originali, che fa musica propria, riuscire a scavarsi una nicchia per cercare di emergere nel nostro paese. È più facile paradossalmente essere notati all'estero, e infatti anche questo ci è successo. È stato più facile per noi, appunto andare in Giappone a suonare, per ben 3 tour, piuttosto che magari suonare nel locale sotto casa, questo abbiamo sempre trovato difficoltà a farlo. E siamo andati anche all'estero, ci siamo cavati diversi sfizi, siamo andati a suonare in Repubblica Ceca, siamo andati a suonare in Romania, in Transilvania, e proprio alle pendici abbiamo suonato del castello del Conte Dracula, mi ricordo ancora, nel paese di Bran. C'era un festival, che era stato organizzato, proprio alle pendici del castello di Dracula. C'era il palco montato appunto in una radura nel bosco, e sullo sfondo di questa bellissima cornice c'era proprio il castello di Dracula. Poi ci è capitata una cosa che non è capitata a nessuno, sfido chiunque ad aver fatto la nostra stessa esperienza. Siamo stati chiamati alle Maldive, adesso non mi ricordo neanche quanti anni fa,
sarà stati un 15, anche di più, 16, 17 anni fa, siamo stati chiamati alle Maldive da un milionario ucraino che era lì in vacanza su questo atollo delle Maldive per suonare per lui un concerto privato. Ebbene sì, è successo anche questo. Si è innamorato in internet della nostra musica, ci ha chiamati lì a suonare, ci ha offerto una vacanza di una settimana su questo bellissimo atollo di Bandos alle Maldive, dove siamo stati lì una settimana e abbiamo fatto un concerto per lui e per la sua famiglia. Diciamo poi, per quanto riguarda le nostre esperienze estere, siamo andati in Spagna un paio di volte e credo basta, diciamo, abbiamo fatto sempre pochi concerti, ecco. E vabbè, dai, speriamo di rimediare. Poi, vabbè, per quanto riguarda i Derdian, si potrebbero dire mille altre cose, però stare qui a parlare per ore e ore e ore non mi sembra il caso. Mi sono dedicato negli anni anche ad altri progetti. Nel 2016, sempre insieme al batterista dei Derdian, l'ex batterista dei Derdian ormai Salvatore, abbiamo aperto un nuovo progetto che si chiama Sick Society, con cui suoniamo appunto musica trash. In particolare abbiamo coniato questo nuovo genere, si chiama Primitive Metal, perché praticamente non è un trash classico cioè attinge soltanto parzialmente dalle nostre influenze musicali, ecco, quindi Metallica, si sentono influenze di Metallica, Overkill, anche di Accept in alcuni pezzi. Ma è un mix di generi diversi, un mix di generi diversi che non sapendo definire in altro modo abbiamo definito primitive metal proprio perché per questa nostra particolarità di suonare tante cose, cioè se sei qui ad arrangiare una canzone e il pezzo dopo non c'entra molto con il pezzo prima, vaffanculo, teniamolo, lo arrangiamo, cerchiamo di farcelo stare dentro. Anche se è un pezzo punk, per dirvi, va bene tutto, inseriamolo tutto e poi vabbè, chiaramente con diversi accorgimenti, diversi arrangiamenti potrebbe diventare una buona canzone e con questo spirito abbiamo fatto il nostro primo album, You Are No One, che è uscito un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa. E adesso niente, stiamo lavorando al nuovo disco. Speriamo di farlo uscire entro un annetto, ecco. Poi, oltre a questo, un mio amico qua della zona mi ha proposto, appunto, ormai nel 2018, di aprire questo nuovo progetto dove facevamo prevalentemente cover punk rock tipo Foo Fighters, Offspring, Franz Ferdinand, i Jet e qualche pezzo nostro hard rock che appunto poteva venirci tra una cover e l'altra e niente, l'abbiamo fatto. Lo scopo era quello di cercare di suonare un po' in giro qua nei locali della zona e anche qua sempre meno locali sono aperti per far suonare le band sia cover che musica dal vivo. Qui la situazione è abbastanza preoccupante perché si vedono locali che chiudono un giorno sì e l'altro pure, quindi speriamo in qualche modo che questa situazione si riesca a ribaltare prima o poi, ecco. Però insomma noi facciamo il nostro, abbiamo anche partecipato a Sanremo Rock, anche con i Sick Society avevo partecipato stranamente a Sanremo Rock l'anno scorso, no, 2 anni fa, nel 2022. Avevamo vinto le regionali e siamo andati a suonare al teatro Ariston, a Sanremo appunto, ma è stata una cosa assolutamente stranissima perché appunto con i Sick Society facendo questa sorta di thrash metal, pensate un po', essere scelti per andare a suonare a Sanremo Rock, dove praticamente non c'era nessuno dei nostri colleghi che suonava il nostro genere di musica. Tutti musica leggera, rock, al limite un po' di hard rock, eccetera, però chitarre così distorte, secondo me all'Ariston non hanno mai suonato. Però vabbè, insomma, è stata anche lì una bella esperienza. Abbiamo passato le regionali, abbiamo suonato lì all'Ariston, e
E la stessa cosa è successa adesso, l'anno scorso, proprio recentissima la cosa, è successa a settembre del 2023, anche con la Henry Pistols Band abbiamo vinto Sanremo Rock regionali, Lombardia, e poi siamo andati all'Ariston a Sanremo appunto a suonare per la finale. Non siamo passati, però è stata anche lì una bella esperienza. Per me addirittura aver calcato il palco dell'Ariston, uno dei palchi più importanti al mondo, per ben 2 volte è un'emozione, è stata un'emozione veramente indescrivibile, soprattutto mentre ero là sopra, questo palco gigante con la giuria, eccetera, con dei tecnici che finalmente sapevano esattamente cosa fare e cosa non fare con la tua strumentazione. Tu gli davi la pedaliera in mano, facevano tutto loro. Non pensavi più a niente, cosa che appunto nei locali italiani difficilmente capita, no? Di solito ogni musicista è un po' il fonico di se stesso, un po' il tecnico di se stesso, poi sicuramente ci sono in giro anche bravissimi fonici che il loro mestiere lo sanno fare benissimo. Però ecco, diciamo che in Italia trovi sempre situazioni in cui un po' il musicista si deve un po' arrangiare per i fatti suoi. E niente, io comunque mi sento molto soddisfatto, devo dire la verità, di essere innanzitutto ancora qui, dopo tutto questo tempo, come dicevo all'inizio, a dedicarmi alla musica, quello che mi piace fare. Di solito gli uomini della mia, vorrei dire ragazzi, però cazzo, lo vorrei dire, ma non riesco a dirlo. Vabbè, dai, ci proviamo, i ragazzi della mia età. Hanno già mollato, soprattutto quelli che appunto hanno famiglia, figli, lavori impegnativi, magari carriere lavorative che iniziano a delinearsi, di solito mollano la musica purtroppo. E quindi io ricordo benissimo appunto tutte le band di nostri colleghi con cui abbiamo iniziato quando eravamo ragazzini. E caspita, se mi guardo indietro hanno mollato quasi tutte. Tutte le band che incontravo lì al Transilvania con cui ci scambiavamo pareri, numeri di telefono magari per fare qualche serata insieme, eccetera, sono spariti, non suonano più. E il fatto di essere ancora qui, cioè, da una parte mi rende molto felice di questo, appunto, mi rende felice perché dice, caspita, sono stato costante appunto nelle mie passioni. Le sto portando avanti finché posso e non mi sono ancora stancato. Però da un'altra parte ti senti anche un po' nostalgico perché dici, caspita, quelli lì hanno mollato tutti e io sono ancora qui. È un po' un senso, uno strano senso di essere rimasti da soli, no? A fare qualcosa che ormai continuano a fare in pochi. E quindi è anche per questo che io ho accettato molto felicemente appunto di partecipare a questa iniziativa di Christian, che reputo veramente un'iniziativa bellissima, perché insieme a tutte le persone che hanno registrato, che stanno registrando video, che poi verranno caricati sul canale di Christian, possiamo veramente dare una testimonianza di quello che per noi è stata la vita musicale di quando abbiamo iniziato. In particolare mi viene in mente un'osservazione, sembrerebbe quasi che il nostro, un po' come accennavo all'inizio, sembrerebbe un po' quasi che il nostro genere musicale si sia un po' inflazionato negli anni, perché sono sempre di più quelli che suonano, ma sempre di meno quelli che ascoltano. E quindi questa è una cosa che non va assolutamente bene, perché di solito quando succedono queste cose, la fine più logica è che la musica cessi di esistere. Cioè, se tu paragonassi la musica a un qualsiasi tipo di merce, quando c'è troppa offerta, la domanda poi cala, e quindi non c'è più senso, non ha più senso dare tutta questa offerta. Quindi secondo me arriveremo ad un periodo in cui in qualche modo si produrrà comunque meno musica, anche perché. Cioè, come fai ad emergere? Come fa un artista che esce oggi ad emergere con la propria musica, anche se è estremamente valida, ma con quante altre band si deve confrontare, con quante altre uscite si deve confrontare per poter dire, oh, guardate, ci sono anch'io.
Cazzo, è una cosa che comunque desta molta preoccupazione, questo è poco ma sicuro. Però vabbè, dai, l'importante è quello che dico sempre, è non farsi scoraggiare. Se magari c'è qualche ragazzo giovane che sta iniziando adesso a suonare il proprio strumento, che crede appunto nella sua passione, l'importante è che questo ragazzo capisca che non lo deve fare per una finalità. Noi quando eravamo ragazzini decidevamo appunto di partecipare ad un concerto, di andare a suonare lì perché ci conveniva, perché ci pagavano un buon cachet, magari rifiutare di là perché il cachet era più basso oppure perché era troppo lontano. No, ecco, io adesso a distanza di anni vi dico sinceramente, prendete, soprattutto se siete all'inizio, prendete tutto quello che capita, perché visto che non c'è da diventarci ricchi, ma non c'è neanche da farci soldi. Cioè, l'importante è la passione. Se tu hai tanta passione che poi la porti in giro, che vai in giro a suonare, fai magari qualche volta ti capita di fare qualche festival importante, qualche concerto di spalla, qualche artista importante della scena internazionale, cioè la gente là sotto lo capisce se tu stai suonando con passione o no, capisci? Cioè, è un po' la cosa che noi riscontriamo quando andiamo a suonare in tour in Giappone. Quando vediamo la gente là sotto che canta le nostre canzoni a memoria, che piange, qualcuno piange addirittura ascoltando le nostre canzoni, e cazzo, ma io che lo vedo mi viene da piangere anche a me. Come faccio a non commuovermi vedendo che la mia musica sta creando quel tipo di emozioni alla gente che mi vede suonare, che ci vede suonare? Cioè, cazzo, noi siamo lì e siamo in grado di dare quel tipo di emozione a quella gente lì. È una cosa. Se ci pensate, è una magia che non c'è da nessun'altra parte. Da nessun'altra parte vedrete una magia di questo tipo. Cioè, stabilire con chi ti guarda un'empatia tale per cui quello lì suda, piange, si sbraccia, eccetera, per te e canta a squarciagola le tue canzoni. Ma è bellissimo. Cioè, noi scesi da quei palchi lì non sappiamo veramente cosa dirci. Cioè, infatti. Veramente terapeutica sta cosa, andiamo volentieri e tutte le volte che ci capita appunto qualche situazione in cui riscontriamo anche solo uno del pubblico che manifesta questo tipo di reazioni nei nostri confronti, è una sensazione indescrivibile, bellissimo veramente. Quindi io il consiglio che voglio dare alle nuove generazioni che magari iniziano a suonare adesso, che magari hanno iniziato anche da pochi anni, eccetera, non ascoltate nessuno. Non ascoltate i no man. I no man sono quelli che ti dicono no, ma non fare quello, tanto dove vuoi che ti porti? No, ma non fare quello che tanto non ne vale la pena, tanto ti pagano poco, tanto non ti pagano, tanto ci saranno 3-4 persone al massimo. Che cazzo vai a suonare la domenica sera in quel locale? Ma dai, ce ne saranno 2-3. Andate sempre, 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 perché sicuramente anche dall'esperienza più sfigata qualcosa di buono riuscirete a trarre. Quindi fatele tutte ragazzi, fatele proprio tutte. Io non posso che augurarvi a questo punto una buona musica, una buona continuazione, un grazie mille a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di arrivare alla fine di questo video, grazie a Cristian Montagna e al suo bellissimo progetto The Old Blood. Speriamo che avrai tante visualizzazioni, tantissime, perché vogliamo tutti noi sicuramente che la passione musicale prenda piede, soprattutto in questo paese che ne ha tanto bisogno, dove c'è tanto disincanto da parte degli addetti ai lavori. Quindi io voglio dare appunto un incoraggiamento a tutti per continuare su questa strada. Ciao a tutti.